Bella ragazzi, altro video, come al solito sempre stanchissimo, non fateci caso perché qua si dorme veramente poco quando c'è le tre. Appunto vi ricordo che abbiamo seguito tutte le conferenze sul canale Twitch e ci sarà anche quella Nintendo, quindi ragazzi seguitemi sempre anche per quella Nintendo, sempre sul canale Twitch. Ora, bam! Assassin's Creed, ragazzi, mi raccomando, parliamone in questo video. Allora, io ho cercato di prendere più appunti possibili sia durante appunto la conferenza che durante i vari gameplay, durante quello che ho visto. Allora, partiamo un po' da Ubisoft che, bacione ragazzi, siete bravissimi. No, veramente ragazzi, io credo di aver preso un casino di giochi della Ubisoft, io non so cosa... Vorrei veramente avere un contatto con loro, ma... vedo che è molto difficile, però veramente grandi Ubisoft. E partiamo da Skull and Bones, anche se so che questo video è dedicato completamente a Assassin's Creed, volevo fare appunto un applauso, ragazzi, un applauso a Skull and Bones, perché io amo molto i giochi sui pirati e quindi le storie sui pirati, e quindi lo aspetto veramente tantissimo. Ora passiamo però a quello che appunto volevo dire in questo video, quindi Assassin's Creed Odyssey, che cos'è? Partiamo dal fatto che esce il 5 ottobre, quindi i ragazzi di Ubisoft sono stati velocissimi. Sì, l'interfaccia di gioco è molto simile ad Assassin's Creed Origins, infatti se vedete l'interfaccia proprio del gameplay è uguale, quindi in alto a sinistra la missione, il livello. Molto simile tutto quanto, la barra della salute in basso al centro, interfaccia simile. Però poi apriamo il menu e, viste le parole alla conferenza e visto il menu, effettivamente iniziamo a vedere qualcosa su un gioco di ruolo. Che significa gioco di ruolo su Assassin's Creed Odyssey? Gioco di ruolo su Odyssey significa iniziare ad avere delle scelte nei dialoghi, iniziare ad avere un personaggio che può sviluppare delle abilità, non solo nel combattimento, ma anche proprio nel menu che noi abbiamo davanti, nelle opzioni. Quindi abbiamo un menu che si divide in varie sezioni. Adesso voi direte, Ale, che cosa vuol dire che si divide in varie sezioni? Che praticamente noi abbiamo il nostro personaggio al centro, quindi non più tutto piccolino, tutto poco capibile. Abbiamo il personaggio bello grande al centro, a destra abbiamo il vestiario, a sinistra le armi. Ok, sono divise abbastanza bene, però perché RPG GDR? Perché si può fare il cacciatore, quindi Hunter, Warrior e Assassino. Quale delle tre usare e sviluppare maggiormente? Probabilmente lo decidiamo noi. Quindi già c'è una situazione abbastanza buona di gioco di ruolo. Credo che questo vada in funzione anche al danno, perché sotto ad ogni cosa c'è scritto appunto damage, quindi il danno che provocherà il Warrior, il danno che provocherà l'assassino, il danno che provocherà l'Hunter. Quindi qua stiamo parlando delle armi, capito? Hunter probabilmente l'arco, Warrior probabilmente un'arma pesante, Assassino un coltello, per esempio. Cioè, capite cosa voglio dire, no? È abbastanza importante questa cosa. Per quanto riguarda invece le armature, abbiamo finalmente una divisione piena dove noi possiamo decidere qualsiasi pezzo da indossare, quindi abbiamo l'elmo, abbiamo la protezione per le braccia, abbiamo gli schinieri, la protezione ovviamente per il busto, la cintura e la scelta anche del cavallo, come abbiamo visto in Origins. Possiamo mettere quello che vogliamo, non un set completo. Posso mettere il cappuccio di un set rosso e il busto di un set lilla. Rosa Shocking. Le abilità saranno varie, abbiamo il classico calcione di Leonida per buttare giù la gente dal monte, ma ho notato anche una cosa importante durante i gameplay di Assassin's Creed. Che cosa, ragazzi? Che praticamente ci sono delle sorta di battaglie, proprio come nei film appunto degli Spartani, quando appunto si facevano quelle guerre. E devo dire assolutamente che mi ha impressionato una delle abilità,
perché ho notato in un gameplay che c'è un'abilità che ti fa reclutare la gente che butti a terra. Si chiama proprio reclutare, quindi l'opzione è o lo recluti o lo lasci lì. Quindi è veramente devastante questa cosa, ragazzi. Il gameplay è ottimo e, come appunto abbiamo visto in Origins, qui è stato migliorato ulteriormente. In più abbiamo tanto colore. Perché abbiamo tanto colore in questo gioco? Perché ovviamente dobbiamo staccarci da Origins, dove il colore era molto sul color deserto, l'atmosfera un po' priva di colori. Qua siamo in Grecia e se voi avete notato anche i vari strategici che appunto parlano della Grecia e tutto quanto, è così, non vi lamentate del ma è troppo colorato, è così, la Grecia va rappresentata con questa tonalità di colorazione, era così, in Grecia ci tenevano molto al verde, molto ai fiori e molto ai colori appunto di queste piante che portavano veramente una bellezza incredibile ai giardini della Grecia. Scusate se ogni tanto mi impappino, ma sono stanchissimo, però è giusto così. Non vi lamentate del ma è troppo colorato. Ma che c'entra? È così. La rappresentazione della Grecia era così. In Grecia si usava molto avere dei giardini, erano molto curati, i ricchi avevano delle ville con un giardino molto colorato. La Grecia è piena di statue e di verde. Questo è. Ovvio che stiamo parlando del passato e stiamo parlando di una rappresentanza, ok? Quindi io credo veramente che questa cosa qui sia molto positiva. Ora, abbiamo parlato del fatto che si sta avvicinando un GDR e io amo i GDR, perfetto. Stiamo parlando che si è in Grecia e quindi c'è la possibilità magari di affrontare, visto che ci stiamo completamente togliendo dagli assassini, adesso ne parleremo, di affrontare delle divinità. Perché alla fine del trailer si vede il Minotauro, ok? Se c'è la possibilità di affrontare le divinità greche, io veramente penso che questo gioco lo spolperò fino all'osso. Però appunto stavo dicendo, ragazzi, dove sono gli assassini? Cosa c'entra questo se realmente è ambientato prima di Origins? Se ne parlerà degli assassini? No! Perché se è prima di Origins, quindi loro cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di staccarsi dagli assassini. E perché dare il titolo di Assassin's Creed? Non mi spiego tante cose, sinceramente, però non voglio neanche lamentarmi più di tanto perché il lavoro che è stato fatto, secondo me, è splendido. Quindi non ho intenzione di lamentarmi di questa cosa troppo, ma effettivamente una domanda me la faccio, cioè che gli assassini? Però mi ricordo anche che quando c'erano le prime immagini, i primi gameplay di Bayek, si pensava persino che Bayek fosse muto, che non avesse una storia, che il gioco peccasse della storia perché Bayek non aveva una storia del personaggio, non aveva un suo carattere, non aveva personalità, e alla fine abbiamo trovato un Bayek con i controcoglions. Quindi aspettiamo, loro ci hanno fatto soltanto vedere il gioco, la storia non la sappiamo, come non sappiamo che appunto sua sorella o comunque una sua amica, chi cavolo è l'altra donna, probabilmente la sorella, che ruolo avrà, se la incontreremo nel gioco. Se noi selezionando uno dei due personaggi all'inizio avremo la possibilità di trovare l'altro o di passare da un personaggio all'altro, cosa che a me non piace assolutamente, passare da un personaggio all'altro, l'ho odiato in GTA e lo odierò anche qui se veramente si passa da un personaggio all'altro, quella cosa lì non mi piace, io voglio il protagonista unico. E soprattutto appunto se noi la incroceremo durante la storia, se si combatterà insieme, cos'è questa storia qui di reclutare? Appunto, probabilmente per avere una forza maggiore durante quegli scontri di guerriglia 50 contro 50, dove veramente la CPU della PS4 verrà messa in difficoltà,
Aspettiamo, ragazzi. Io spero che questo piccolo approfondimento su, appunto, Assassin's Creed Odyssey e le domande che ci siamo fatti vi sia piaciuto, appunto. Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ragazzi, tutto. Voglio sapere tutto quello che pensate, se anche voi volete speculare sul gioco e se vi è piaciuto, appunto, questo video, ragazzi. Mettete un bel like e noi ci vediamo nei prossimi video, perché adesso le 3, dopo la, appunto, la conferenza Nintendo, finirà la sua serie di conferenze e lì continueremo con la nostra carriera NBA, con la nostra carriera sul baseball, con i mondiali di FIFA e poi finiremo Detroit e Vampyr. Adesso abbiamo avuto questo piccolo blocco perché comunque è subentrata alle 3, ma penso che andremo alla grande già da domani in poi. Ragazzi, grazie a tutti, mettete like, un bacione, al prossimo video. I put